Oggi andiamo a parlare di una figura molto interessante nel settore legale, nel campo della legalità, che è il consulente legale. Ho qui con noi il dottor Valerio Alberto Pagnotta. Salve dottore. Salve, salve Damiano. Allora, consulente legale, la figura del consulente legale è una figura che, come dire, non so se è sempre esistita, ma comunque è emersa soprattutto in questi ultimi anni. Che cosa andiamo a parlare quando si parla di consulente legale? Di che cosa si occupa il consulente legale? Il consulente legale ha una funzione molto vasta, perché originariamente era sempre esercitata dagli avvocati, che oltre a questo tipo di attività consulenziale avevano anche la possibilità di patrocinare in giudizio ovviamente quelle che sono le situazioni patologiche dei rapporti, che potrebbero essere contrattuali e non contrattuali. Oggi, nello sviluppo dello scenario aziendale, dovuto anche in parte alla rivoluzione digitale, la funzione del consulente legale diventa una premessa un po' per l'azione delle aziende che vogliono operare su nuovi mercati, perché è un quadro molto mutevole che si sta sviluppando. Ovviamente il consulente legale non abbraccia solo la questione societaria, ma vuole essere un consulente legale per le pubbliche amministrazioni, per soggetti privati che non sono solo aziende ma anche persone fisiche, cioè è un qualcosa per molto vasto. Per le associazioni anche. Per le associazioni, ovvio, infatti o fai un'internalizzazione della risorsa o fai l'outsourcing, che viene sempre utilizzato ovviamente, che sono liberi professionisti. È un mercato che si sta cominciando a sviluppare, quello consulenziale in generale, ma nell'aspetto legale avrà ulteriori dinamiche, diciamo, evolutive nel futuro. È un tema molto che se ne da discutere secondo me in futuro, perché con l'avvento della rivoluzione digitale, dell'industria 4.0, tutta una serie di servizi che verranno inglobati, quindi anche quello legale, saranno essenziali ovviamente per un miglioramento delle condizioni, diciamo, economiche di mercato. Ecco, quindi andiamo a parlare appunto dell'era digitale e come questa influisce sulla figura del consulente legale. Abbiamo parlato, quindi abbiamo accennato adesso al fatto che comunque c'è una via di sviluppo tecnologico che mina un po' le capacità del consulente legale. Per andare in più in profondità, di che cosa stiamo parlando? Diciamo che non lo circoscrivere solo all'aspetto legale, però l'aspetto consulenziale in generale, che si trova a un bivio. Sono stati recenti studi da diversi enti, anche organizzazioni di categoria, che hanno stabilito che tra 20 anni sono delle professioni al mondo d'oggi, diciamo, che o avranno entrano in crisi, diciamo, di occupazione, o verranno totalmente cancellate perché verranno sostituite dalle macchine. Prima ne accennavamo relativamente a un software che è stato programmato da IBM relativamente alla lettura dei contratti, all'interpretazione, alla visione di come può essere interpretato un contratto, che va a sostituire l'attività dell'avvocato anche in ordine temporale, cioè con tempi molto più ridotti. Quindi è proprio lo scenario del mondo del lavoro che comincia a mutare radicalmente, usando molto più liberi professioni legate all'aspetto tecnologico ma anche manifatturiero, quindi danno essere due tandem. Ci sarebbe essere un tandem che va in parallelo, ma è ovvio che bisogna aggiornare ovviamente le professioni di oggi, quindi più si discute, secondo me, più si affronta questo tema prima dell'entrata in crisi delle professioni attuali, meglio è. Ma non è un dato negativo, perché laddove ci sono professioni che vanno a cancellarsi, ce ne stanno altre che emergeranno. Assolutamente, lo diciamo, o anche, io direi, anche una via di mezzo, nel senso un riaggiornamento delle professioni, certo. un diverso modo di vedere e insomma riaffermare diversi tipi di competenze che per trasformare la professione magari in qualcosa sempre che vada a parare sempre sul mestiere imparato, ma anche con modalità diverse, ecco. Sì, riguarda anche, secondo me, non so se hai visto recentemente, è stato approvato il cosiddetto statuto delle partite IVA, cioè è un tema che da anni se ne discuteva per le agevolazioni, per le tutele dei liberi professionisti rispetto al lavoratore dipendente, che aveva tutele magari molto più maggiori, e questo provvedimento comunque tende un po' ad appianare quel tipo di divario che c'è stato fino a qualche mese fa. E adesso però un conto è la legge che viene emanata, scusa in la deformazione professionale, un conto è la legge che viene emanata, un conto l'operatività che avrà tra i partner ovviamente che sono i destinatari del provvedimento. Quindi staremo a vedere. È ovvio che l'aspetto legale influisce, perché laddove tu hai la premessa per poter operare in maniera diligente e agevolata nella tua professione, ovviamente meno hai problemi di dinamica nei rapporti contrattuali. E questo è chiaramente è palese, insomma, direi anche la palissiana, insomma, perché è chiaro che facilita di molto il lavoro. Il consulente legale oggi, quali sono le maggiori difficoltà adesso e quali, al di là insomma dell'aspetto digitale, sì, e cosa può offrire in particolare nelle società? Abbiamo detto che praticamente è una figura, che il consulente è una figura praticamente ormai necessaria.
che cosa può offrire alle società al di là per adesso, perché abbiamo detto prima che arrivi un super computer che sì, diciamo tra le scelte, sì, diciamo che al momento all'interno delle società, nel panorama legislativo che noi abbiamo, che permette diverse opportunità di scelta per una convenienza organizzativa e fiscale dei modelli, diciamo è ovvio che un consulente legale specializzato in un settore particolare quale quello societario, della corporate, come viene definito, visto che ormai siamo molto abituati con l'inglese, sì, diciamo, tema inglese, sì, diciamo, quando hai differenti corporate che hanno un'esigenza organizzativa interna di dire le proprie strategy business unit, come vengono grandi parole che diciamo, sostanzialmente i propri settori aziendali, ecco. E il consulente legale ti dice magari qual è quello che a livello normativo ha un beneficio maggiore dal punto di vista fiscale o dal punto di vista diciamo legale, e quindi è anche una figura, io come la percepisco, è anche una figura veloce, nel senso è un consulente rapido, veloce, che dipende, può essere utile insomma a seguire passo passo l'azienda e le società, e sia per una semplice consulenza. Sì, ma il tema della consulenza veloce è un qualcosa di, secondo me, dice tutto o non dice niente, perché la consulenza passa attraverso una riflessione concettuale che tu fai, e più è grande magari la questione che devi affrontare, ovviamente maggiori sono i tempi della riflessione. È ovvio che, come dici tu prima, in futuro magari un computer che ti fa attraverso un algoritmo elaborato ad hoc ti troverà tutte le soluzioni possibili. È ovvio che io penso che come andrà o uno o l'altro verso, l'elemento umano sarà comunque necessario nello sviluppo ovviamente dei rapporti economici. Sarà solo magari riaggiornato, moderno, e magari ci sarà un diverso approccio. Di sicuro ci saranno meno operatori all'interno. Meno operatori, più macchine, però questo non vuol dire che quel tipo di forza lavoro non possa essere riconvertita. Questo è un tema che forse nel nostro paese poco ci viene affrontato, la riconversione della forza lavoro. Se ne dovrebbe parlare di più, perché ormai i mestieri, come si dice, molti spariranno, e il mestiere ormai va inventato. Questo è vero, è molto inventato. Allora, per tutti i nostri amici radioascoltatori che ci stanno seguendo, ma anche e soprattutto chi possiede aziende, società, insomma, ha bisogno di una consulenza, Valerio Alberto Magnotta, lo potete trovare anche su LinkedIn, per l'appunto a Valerio Alberto Magnotta, e anche via email potete scrivergli a valepagnotta@gmail.com. Valerio, prima di andare, se vuoi lanciare un messaggio, la radio è a tua disposizione. Ne abbiamo lanciati parecchi, ma ne aggiungiamo un altro. Diciamo, ringrazio innanzitutto Radio per avermi ospitato qua, anche a Damiano ovviamente per le domande che mi sono state poste, e niente, io spero che questo mio breve intervento sia stato utile un po' per affacciarci su un tema, su una serie di temi che dovranno essere sviluppati. Poi se mi chiamate sono molto più contento, assolutamente. Questo è vero. Ovviamente poi magari se mi volete anche contattare per motivi legati diciamo agli argomenti trattati o la diente anche all'attività professionale, sono a vostra disposizione. E questo è il dottor Valerio Alberto Pagnotta, è stato un piacere. Grazie Damiano.